Buongiorno, stamattina sveglio super presto, anche se in realtà non è proprio molto presto per dire 9, ma perché devo andare, tra l'altro un signore mi ha chiesto indicazioni stradali, dicevo che praticamente devo andare dall'estetista, infatti non sono neanche truccata, scusate per il mio aspetto, però tanto devo lacrimare perché mi deve ritoccare le sopracciglia e poi mi deve fare i baffetti con la luce pulsata, appunto per toglierli definitivamente. Questo è un trattamento che sto facendo già da credo sia la quinta seduta, se non sbaglio sto già facendo. Comunque adesso vediamo un attimo e poi, comunque tanto poi sulla situazione dei baffi vi aggiorno, perché ancora mi pare che mi aveva detto ci voleva 10 sedute, tanto fa un qualche giorno, poi dovrò anche chiamare per la caldaia perché dobbiamo fare la manutenzione, ancora non l'abbiamo fatta, ma infatti bisognerà accendere il riscaldamento fra un pochino, infatti quando torno a casa chiamo, così vi faccio mandare il tecnico, o magari non per oggi, però me lo faccio mandare per la prossima settimana a sto punto, presumo, non lo so, comunque adesso vediamo. Niente, ci vediamo dopo. Allora, ho finito dall'estetista, sono già in macchina, ho già ripreso la macchina, perché praticamente l'avevo lasciata nel parcheggio dove lavora mia mamma, sono andata in motorino, adesso sono già in macchina, vado a casa, così chiamo anche per prendere l'appuntamento col tecnico per la caldaia, appunto come vi dicevo prima. Ma mangiamo e poi pronto se andiamo a fare un po' di spesa, perché si voleva passare anche dalla nonna di mio ragazzo, visto che in questo periodo non è stata neanche tanto bene, almeno gli facciamo un salutino, poi appunto andiamo a fare la spesa e poi torneremo a casa. Poi domani dovrei andare da mio fratello, non so se bene, se lo devo aiutare a montare una cosa, un tendone, mi ha detto mia mamma, o se devo guardargli se devo guardare la mia nipote, non lo so, ora vediamo un attimo. Vabbè, andiamo, anche perché mi fa anche freddo, quindi voglio accendere anche l'aria, infatti nel frattempo accendo la macchina, così accendo l'aria, l'aria calda, perché fa quanto freddo, sì, sono la bellezza di... Ah, non sono neanche... pochi gradi, sono 14 gradi, però comunque poi vorrò cambiare anche il telefono, perché con il fatto che ho fatto l'aggiornamento di iOS non so perché, ma mi si è rallentato tantissimo. Poi vabbè, comunque anche il vetro, vabbè, non è da cambiare il vetro, però comunque mi sembra un po' inorotto. Comunque adesso andiamo a casa perché mi fa leggermente freddo, anzi leggermente mi fa freddo. Così chiamo questo benedetto tecnico, lo faccio venire, almeno qua possiamo accendere il riscaldamento, sì, non vedo l'ora. Ok, sono arrivata adesso a casa, adesso stanco su, mi spoglio e chiamo il tecnico, visto che se no mio ragazzo mi rompe anche i cosiddetti. Adesso... Allora, abbiamo già fatto spesa... Ho lasciato poi il ragazzo a casa e sono già stata dal dottore nel frattempo, e l'unico problema è che siccome non avevo fatto ancora la fascia di reddito, allora sono andata a farla, se non sbaglio, settimana scorsa, e però fino ad oggi il server regionale ancora non, cioè praticamente non sa niente di me, non hanno i miei dati, quindi domattina devo tornare di nuovo all'ASL, appunto per sentire perché non di questa cosa ancora. Comunque, se voi avete sapete il motivo o vi è successo anche a voi, fatemelo sapere. E comunque, vabbè, tanto di domattina vado lo stesso a sentire un po' come mai, cosa è successo, e poi vediamo un po'. Anche perché devo fare, oltre all'analisi del sangue, anche altre visite, però senza praticamente la fascia di reddito non posso fare niente, e quindi ora non so veramente come fare. Comunque adesso
sono già in macchina, torno a casa, così faccio merendina. Merendina, sì, merenda, vabbè, merendina, merenda uguale. E poi mi metto a guardare un po' su internet il perché magari di questa cosa, o come si può risolvere senza andare all'ASL. Boh, adesso vedo un po' quando arrivo a casa. Ok, allora io sono già in pigiama, che ora metto la televisione nel letto così mi guardo Sirene. Poi per il fatto delle richieste sono riuscita a risolvere, nel senso che mio babbo ha l'assicurazione e fino al 31 dicembre l'aveva pagata anche per me, quindi lo faccio tramite sua assicurazione. Io vi mando un bacio, vi auguro la buonanotte e ci vediamo al prossimo video. Ciao!